Buongiorno e bentornati in un nuovo vlog. È tipo tantissimo che non faccio un vlog perché questi giorni comunque ci sono stati tantissimi problemi qui a casa per quanto riguarda internet. Quindi purtroppo è una settimana che non riesco a caricare i video, quindi non li giro neanche perché sono stata impegnatissima a fare mille cose. In più questo weekend è il weekend di Pasqua, cioè oggi è Pasquetta ad esempio, però è già lunedì invece. Ieri siamo stati a casa al mare a festeggiare tutto il giorno, giornate pienissime. Quindi sostanzialmente oggi volevo girarvi questo vlog un po' più tranquillo, perché registrarvi le giornate di Pasqua o comunque di festa in generale è sempre un po' un punto interrogativo, nel senso cosa riprenderò alla fin fine, niente, perché stai con la famiglia. Oggi in realtà noi di solito non festeggiamo Pasquetta, quindi io sarò a casa e penso andrò al cinema. Poi se mia madre vuole seguirmi al cinema ben venga, altrimenti insomma vado da sola, perché è uscito Fast and Furious 8 e io da grande appassionata di Fast and Furious l'ho visti tutti. Devo assolutamente vederlo, quindi non vedo l'ora. Questo Fast and Furious è un po' diverso dagli altri. Manca uno dei protagonisti, sappiamo già insomma la fine che ha fatto, quindi non la ribadiamo. Però ecco, sono felice, felice, felice di poterlo andare a vedere. Poi oggi, col fatto che è Pasquetta, sicuramente ci sarà pochissima gente, lo prenderò direttamente al cinema il biglietto, mentre io di solito lo prendo sempre online e poi lo vado a ritirare al cinema, così tanto per dirvelo. E in più penso che mi sistemerò un po' la tesina. Tra l'altro, in moltissimi non hanno capito questa cosa della tesina perché avete visto che ho lasciato scuola, quindi non molti capiscono a cosa mi serve in realtà. Poi vi spiegherò anche questa cosa. E insomma, sto schematizzando la tesina perché io studio sostanzialmente sugli schemi. Tra l'altro, vi faccio vedere cosa ho ricevuto a Pasqua, cioè questo che me l'ha portato Daisy, che è il classico Choco Bunny, come si chiama? Gold Bunny, scusate, della Lindt. E poi vabbè, soldi, 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 come se non ci fosse un domani. E nulla, quindi adesso appunto mi schematizzo la tesina. Vi faccio vedere. Questo è il diploma che sto prendendo a FM, che sarebbe quello di economia aziendale, insomma, economia. Ci sono gli argomenti, i collegamenti che già ho schematizzato, però li sto ulteriormente schematizzando a penna perché io un consiglio che vi do quando dovete studiare è scrivetevi le cose perché vi rimangono impresse un casino. E appunto sto prendendo questo diploma di quarto e quinto anno separatamente dalla scuola che ho fatto, perché io sapete, se non lo sapete adesso ve lo sto dicendo, che ho fatto una scuola di estetica che però comprendeva soltanto 3 anni, non è un caso liceo di 5, quindi gli altri due per prendere un diploma ordinario dovevo farli separatamente. L'ho preso in questo modo privatamente appunto, e però comunque l'esame di maturità si deve fare sia quello scritto sia quello orale. Insomma, mi sto studiando questa benedetta tesina. Questa scuola non la frequento tutti i giorni, ma ci vado a volte perché non ha, come si dice, l'obbligo di frequenza, sostanzialmente è questo, e mi ci trovo molto molto bene. Detto questo, io penso che non vi ho aggiornato ancora qui su YouTube nel nuovo tatuaggio che ho fatto. In realtà è un nuovo progetto di tatuaggi che ho iniziato perché praticamente voglio farmi tutta la gamba, cioè non la gamba, sotto il ginocchio in poi, togliendo il piede, quindi la zona polpaccio, facciamo prima a dire così, completamente con tutte le principesse Disney. E l'altra volta sono andata, ho già iniziato, però la prossima volta coloro questa che ho fatto e ne faccio altre due sempre colorate, quindi la prossima volta già si vedrà magari una cosa un po' più grande, però per adesso è solo una, però ve la faccio vedere perché moltissime me l'avete chiesto, ma non l'ho mai fatto vedere bene bene nello specifico. E sapete la mia passione per le sirene, il mio amore incondizionato per Ariel e il cartone La Sirenetta, quindi ho iniziato con La Sirenetta. E questo è il tatuaggio, così si vede un po' meglio. Come vedete qui c'è Sebastian, adesso è un po' incremato, si sta anche spellicchiando, quindi vabbè. Poi qui c'è Flounder, in mano gli ho fatto una forchetta, come potete vedere, chi ha visto il cartone capirà, e quindi la prossima volta va colorata. Però sono felicissima, come sempre Valeria, che è la mia tatuatrice, è bravissima, è davvero bravissima, felicissima di questo progetto perché sapete quanto amo i cartoni, la Disney e tutto quanto, quindi yes. Tra l'altro stamattina, se riesco, vorrei anche riuscire a registrare un video, un Get Ready With Me, o comunque lo registrerò domani, cioè uno di questi giorni, perché devo assolutamente avere qualche video sul canale da mettere. Poi voglio farvi vedere le cose nuove che mi sono arrivate da Mulak, devo fare, perché ve l'avevo promesso, il Get Ready con i glitter di Mulak. Adesso mi organizzo bene e vi faccio tutto. Qui c'è Wendy, la volete salutare? Amore, saluta! No, oggi va così, vuole stare al sole. Ma quanto sei stupidina! Ecco,
Ecco qua. Tra l'altro sono disperata perché appunto ho il problema che non c'è internet, a parte il fatto che il computer non lo accendo da una settimana, ma a dettagli, perché appunto se non c'è internet sul computer non ho neanche video da montare, quindi insomma non ha senso. Ma c'è il problema che io praticamente ho finito quasi internet al telefono questa settimana, perché internet mi si rinnova ogni settimana, poi non so voi insomma che promozione avete, ma a me si rinnova ogni settimana. E questo fine settimana, che è il mio compleanno, sabato e domenica, 22-23 aprile, andrò a Milano con Desiree perché abbiamo prenotato questo weekend, così andiamo noi due tranquillamente, andiamo a fare i giretti nostri. Non mi chiedete Milano, ma così ci andava. Sicuramente vi farò il vlog quei giorni, quindi poi monterò anche quello. Però ecco, sostanzialmente io devo riuscire a tenermi qualcosa per internet per stare lì, anche se poi il sabato sera mi si rinnova, quindi poi per domenica ce l'avrei sicuramente, però è per sabato che mi interessa anche il viaggio in treno, capito? Cioè senza internet è davvero sconcertante. Detto questo, io credo di avervi aggiornato su tutto quello per cui non vi ho aggiornato in questi giorni e quindi ci vedremo più tardi. Allora, spero mi sentiate, comunque sono al cinema, forse si vede, e ho preso già il biglietto, solo che sono arrivata un po' prima, quindi mi sono messa qui fuori ad aspettare. E niente, alla fine Fast and Furious per forza, perché cioè, è meraviglioso, voglio sicuramente vederlo. Vedo l'ora a Toretto, cioè ti amo alla follia proprio, Vin Diesel l'ho sempre amato in qualsiasi film, chiamami scema. E nulla, quindi poi ci vediamo direttamente in sala. Allora, eccoci qua, il film è appena finito. Sperando mi sentiate che c'è pure vento. Sto tornando alla macchinina e è stato bellissimo. Non dico il mio preferito tra tutti, però è molto bello perché è pieno di colpi di scena, cioè lo dovete vedere. E mi sono anche commossa tantissimo alla fine per diverse cose. Poi se avete visto il film mi capirete. E c'è stato questo bellissimo tributo. Io mi sono persa la macchina, l'ho soprassata, all'attore che comunque è morto, che ha girato i precedenti film. Vi giuro, proprio bello bello. Adesso entro in macchina senza urtare altre macchine e volevo farvi vedere anche una cosa nuova della macchina. A parte questi filetti che ogni volta escono, io li odio. Dan 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 dan. Siete pronti? Volante rosa. Ragazzi, volante rosa. Cioè, quanto può essere figo? È il top. Chiunque fosse interessato l'ho comprato su AliExpress. E è quello universale di silicone. È un bel tocco chic. Anche se tra poco avrò la mia nuova. Però ci stava a lasciare un pensierino di me in questa macchinina. Adesso sono le 5:20. Io torno a casa. Cioè, l'ultimo pezzo ho pianto, proprio lacrimato. Anzi, non sono rimasta per i titoli di coda. Però ditemi se dopo c'è stata qualche scena extra. Scrivete qua sotto perché voglio saperlo. Allora, come vedete sono tornata a casa, cioè Gwenda mi sta dando i bacini, mettiamo muta la televisione perché senza internet io accendo la televisione perché altrimenti non ho che fare. E accendiamo anche la luce visto che si è fatto un po' buietto nel mentre. Parlarvi di due cose che mi sono venute in mente adesso che stavo guardando la scrivania, perché stamattina mi sono messa, dopo che ci siamo staccati stamattina col vlog, a sistemare un po' qua sopra perché era un casino, era pieno di roba inutile, quindi mi sono messa a sistemare. Magari per voi non sembrerà mai davvero sistemato, cioè vi posso assicurare, li ho messo tutti i pennelli, ho tolto le scritte là dietro, anche qua dietro il computer, ho messo a posto le scatole, insomma, e ho liberato tutti questi cassettini. Adesso vabbè, ho acceso il computer perché dopo voglio editare questo vlog, così mi porto avanti. E sapete cosa ho ritrovato in uno di questi cassettini? E che è una cosa che soprattutto non trovavo da un botto di tempo, cioè, ma parliamo di anni. Tanto qui c'è Gwenda che spunta. Il Wreck This Journal, cioè non so chi di voi si ricorda, io avevo comprato questo qui su eBay, mi pare, o su Amazon forse, non lo so. Comunque, il famosissimo Wreck This Journal. All'interno si fanno tutte le cosettine, vedete? Io poi l'ho fatto, eh. Solo che a un certo punto io non l'ho più trovato. Camera, nella casa, non lo trovo più. Oggi, niente, ho svuotato tutti i cassettini. Era incastrato sotto a... Praticamente sono fatti di stoffa, sotto la stoffa. Mi si è illuminato il mondo, quindi sicuramente dopo lo farò un pochino. Però è stata proprio una scoperta sconvolgente perché non me l'aspettavo. Cioè, ho ritrovato un amore, praticamente. Sei tu il mio unico amore.
Poi ho cambiato la gabbiettina ai topini, ormai li chiamo topini, ai porcellini, ho cambiato tutta la gabbietta, l'ho pulita, lavata, però faccio tutto in giardino perché altrimenti è un casino. Comunque, parlando del film, prima appunto vi ho scritto di scrivermi se ci sono stati dei pezzi per il prossimo film, perché sono sicurissima al 100% che ne faranno un altro e non vedo l'ora perché mi gasa un casino. Poi al ritorno in macchina, cioè, sembrava davvero che anch'io stessi facendo una corsa. In realtà poi mi sono detto: ma che stai facendo? Cioè, ma vai piano, dove vai? Nel senso che stavo andando a 80, perché quello è il mio massimo, non pensate cose strane. Anche la ripresa che avete visto prima in macchina. Ecco, primo mi sono assicurata che non ci fosse nessuno vicino a me, nei paraggi, né dietro né davanti. E poi era una strada tutta dritta, quindi insomma fare un video non succede niente. Poi il telefono lo butto così via. Comunque, giusto perché so che magari poi qualcuno mi chiederà, anzi mi dirà: Ila, non si usa il telefono mentre si guida, quindi io mi porto già avanti come sempre. Comunque, stavo dicendo, scrivetemi qua sotto nei commenti se avete visto il film e cosa ve ne pare, perché sapete, sono sempre curiosa per quanto riguarda le vostre opinioni. Io ripeto, mi è piaciuto davvero un casino. Poi ci sono degli attori in questo film in particolare, ma che comunque si sono già visti, sono, cioè, pazzeschi, pazzeschi. E poi volevo parlare di quanto cacchio è figo Vin Diesel, ripeto, lo amo qualsiasi film faccia. Comunque, a parte questo, stamattina vi avevo detto che avrei fatto qualcosa sulla tesina, poi in realtà non ho fatto niente. Ah, che poi non ve l'ho detto, ma stamattina c'era anche Daisy qua con me, perché ieri a Pasqua è venuta a casa al mare che abbiamo di famiglia, è venuta anche lei ieri a Pasqua, ma perché non mette a fuoco questa macchinetta? E quindi poi ieri sera siamo tornati tardi, quindi ho dormito qui da me, solo che oggi poi aveva da fare a casa sua e se n'è andata. E ieri mi ha portato già i miei regali del compleanno, perché poi il 22 e il 23 partiamo, è questo weekend, quindi me la date prima, così poi non le deve portare a Milano, che sennò altre buste non ci servono. E poi naturalmente nel video dei regali vi farò vedere tutto quanto. Anche ieri mia nonna ad esempio mi ha dato i soldi per Pasqua e poi anche quelli della mia festa. Per quanto riguarda il discorso unghie, come vedete ho ancora le unghie, ormai è passato tantissimo, più di un mese che ho queste unghie, infatti c'è una ricrescita che lasciamo perdere, e in più sono lunghissime perché già erano lunghe, figurati pure qua la ricrescita. Solo che con la ragazza dove vado a fare le unghie non ci siamo capite bene e aveva preso un altro appuntamento un altro giorno e un casino, quindi adesso stiamo cercando di risolvere la questione, perché io devo farle assolutamente, sia perché mi danno fastidio, cioè proprio che se ci do una botta mi faccio male, poi quando sono così lunghe specialmente, e sia perché comunque mi sono stufata, cioè voglio cambiare. Tra l'altro volevo parlarvi di queste candele. Conoscete già la Jewel Candle perché me ne ho parlato varie volte, ma sono usciti con una mega novità che non potete capire quanto sono euforica. Praticamente dentro questa in particolare, come vedete, c'è questo nuovo simbolo, è un braccialetto. È la cosa più bella del mondo. Loro avevano già, come vedete, qui l'anello all'interno di questa e qui invece gli orecchini. Questa qui si chiama Forget Me Not ed è questa qui. Poi questa invece con il braccialetto è buonissima ed è stupenda. Guardate anche solo l'immagine come fa prom, e si chiama infatti Just Fabulous. E questa qui invece si chiama Mulberry Mojito. Quanto sono fighe! E se vi interessa, vi faccio vedere adesso che parlo come potete estrarre il gioiello che trovate all'interno di ogni candela. È davvero facilissimo. L'importante è farla bruciare parecchio, cioè almeno 4-5 ore. Comunque deve rimanere accesa. E vi lascio anche un codice sconto del 15% fino alla fine di giugno, quindi avete fino alla fine di giugno per poter utilizzare questo codice sconto. Ve lo inserisco sotto nell'info box e ve lo scrivo adesso in una schermata. Ila Makeup 1, mi raccomando, utilizzatelo perché il 15% non si butta via. E niente, quindi io adesso mi sa che mi vado ad accendere proprio questa. Dopodiché, come capita sempre più spesso, sono sprofondata in un sonno profondo e mi sono scordata di registrare il vlog. Comunque spero lo stesso vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia come sempre. Se non siete iscritti, iscrivetevi, mettete un bel pollicino in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!